Sono io, Signore, la piccola pecora che spesso si smarrisce, che sceglie di percorrere vie non segnalate dal pastore, che pensa di potercela fare con le proprie forze. Ma tu, Gesù, sei pronto a perdonarmi. Non solo mi accetti così come sono, ma vai anche a cercarmi e non ti fermi finché non mi trovi. Il Vangelo di oggi apre i nostri occhi alla gratitudine e alla lode. Com'è grande la misericordia di Dio che è sempre pronto a perdonare l'errante pentito. Comprendendo il grande amore che Dio ha per ciascuno di noi, dobbiamo anche noi mostrare amore e misericordia verso chi sbaglia. È più facile scandalizzarsi del peccato altrui invece di rimboccarsi le maniche e aiutarlo ad uscire dalla situazione deplorevole in cui il peccato lo ha portato. I cespugli che ci tengono legati al peccato sono molti. Dobbiamo unire le forze per eliminare ogni ramo e ogni spina che ci blocca e insieme andare all'incontro con Gesù. Sei misericordioso con te stesso. Come reagisci davanti agli sbagli degli altri? Oggi sii misericordioso con le persone che commetteranno sbagli verso di te.